E qua, imbecille. Che te paro? Minerva, no? Ma Minerva c'ha l'occhio da civetta. Cornelia, che fai col cappello di tuo padre? Guarda che a mamma gli erode stamattina, eh? Dove sta Licia? Licia! Qui manco più la serva ti risponde. A Publio, vabbè che sei creatura, ma sei pure il zio, va dentro, va! E rispondi quando ti chiamo, vai a levare quella cazzarola, no, sennò chi lo sente il padre. No, e andiamo pure voi col suo straporto. Il cappello. Cornelia, guarda che te le do, te le prendi stamattina, eh? Che brutto carattere sti scipioni. Sei peggio di tuo padre! E se capisce! Perché io, Publio Cornelio Scipione, detto anche l'africano, c'ho un brutto carattere. È naturale! Perché dice, Scipione s'offende subito, non gli si può chiedere niente. Ma io lo chiedo a voi, padri coscritti. Che avete chiesto a Scipione? Niente di meno, in dove sarebbero andati a finire certi quadrini che dalla Siria a Roma se sarebbero persi strada facendo. O me sbaglio? Questo avete chiesto a Scipione e il Senato ci ha avuto sto coraggio. No, veramente sto coraggio ce l'ho avuto solo io. Marco Porcio Catone, censore da burla. Scipione risponde solo degli fatti, non degli numeri. Per cui andiamo ai fatti. Che ha fatto Scipione per la Repubblica? Niente. E allora, famo se tu passi indietro nella storia. Ti amo le guerre puniche. Vi ricordate le botte che v'hanno dato nella prima? E perché ve l'hanno date? Perché non c'è stavo io. E andiamo alla seconda. Al Trasimeno, alla Trebbia, a Canne. Lì c'è stavo. Ma perché seguitavamo a perdere? Perché non comandavo io! Ma comandavo io! Quinto Fabio Massimo. Sì, te saluta Fabio, temporeggia, temporeggia te. Io non ho temporeggiato. Io ho salvato la patria. Ma che hai salvato? Console Marcello, Roma si è salvata solo quando ho piato la situazione in mano io. Difatti una mattina tutto d'un botto al terrore. L'accampamento punico è tra la mia nere mura da Roma. Annibale le porte. Oh, ma che fai? E mo ci racconti tutta la guerra punica? Ma perché non la volete sapere? No, l'avevamo pure fatta. No, noi vorressimo sapere, ma non solo da te, pure da sto tuo fratello, se si degnasse, da Lucio Cornelio Scipione. Detto anche l'asiatico, per piacere. Vabbè, da voi altri due, comandanti congiunti dell'esercito romano in Siria, in dove sono andati a finire i 500 talenti che il re Antioco ha cacciato de Caparra sul tributo da pagare a Roma, ma che a Roma non sono arrivati mai. Scipioni, ne sapete niente voi? Ne sai niente tu? Ma de che? Dei 500... 500 talenti del re de Siria! Non se so visti proprio. Padri senatori, lo sapete tutti che Catone è il difensore dei costumi antichi, ma state attenti, perché Catone esagera, vede sempre il male dappertutto. Vi ricordate quando i legionari tornarono dalla Grecia? Erano partiti zozzi, luridi, con certe barbe che manco li caproni. Vinsero, tornarono e tutta Roma si incantò a guardarli, belli, puliti, con le canasse vellutate. E questo perché? Perché i lupi di Roma avevano imparato dai civilissimi greci a usare il rasore. Che te fa allora Catone? Zompa in piedi sui rostri e gli strilla, froci! Siete diventati tutti froci! E insisto, chi se fa la barba non è uomo. Ecco, eccolo, questo è Catone, il censore smoderato che adesso insinua che Scipione è ladro! No, no, io non insinuo niente, senatori, io non insinuo. Accuso. Tu mi accusi a me? A te? Ma chi ti ha detto niente a te? Non mi fai finire? Io accuso semplicemente il fatto che qui mancano 500 talenti. Ma come? Io? Io?
Oh, io ho vinto il più grande generale della storia! E tutti hanno visto allora Annibale, andare in giro per deserto de Zamme e parla solo come un matto! Io sono ladro! Ma io me te magno il cuore! Fermi, buoni romani! E rispetto per sti capelli bianchi. Parla Aulo Gellio, principe del Senato. Quando voi due stavate ancora in cura alla luna, e io ero ragazzino, ma ricordo il senatore Appio Claudio Ceco, che stava sempre lì, dove adesso sta appoggiato Lucio Quinzio. Che manco la vergogna. Te pareva? E ogni volta che qui si discorreva, magari pure delle chiavi che cittadine che appestavano Roma, Appio Claudio diceva come segue: ricordatevi che bisogna distruggere Cartagine. Scipione non l'ha distrutta, ma l'ha sconfitta. E se Appio Claudio fosse ancora qui, non avrebbe permesso che a Scipione gli si dicesse ladro. Onoramo dunque ogni sempre Scipione, vincitore di Cartagine. Onore a Scipioni! Onore a Scipione! Onore a Scipione! Onore a Scipione! Sì, onoramolo, onoramolo pure. Solo faccio presente che ladro non gliel'ho detto io, se l'è detto da solo. Per cui, con il permesso di questo nobile senato, passerei subito a fare i conti. Là. Avete portato i libri delle spese della spedizione de Siria, come era stato intimato? Au! Ma io volevo far vedere. Damogli una spurciata. Hai visto mai che sti 500 talenti che mancano se fossero ammischiati con le altre spese? Li rivedemo assieme. Scipione può rivedere un trattato di pace. Una dichiarazione di guerra. Non rivede un libro, mastro. Per cui sapete che nuova c'è. Senatori, romani, concittadini, Scipione ve saluta e passa ponte. Amore, dove vai? Con mio fratello, se sorte lui. Vabbè, ma lui è l'africano. Tu sei asiatico, vuoi mettere? Facci vedere sti conti. E vabbè. Scipio, la plebe sta con te. Una parola tua e buttiamo giù il Senato. Stanno sempre sul chi vive, basta che ci dai l'ordine. Buoni, buoni. Se no qui ci scappa pure la guerra civile. Esci più. Manna giù la passione. Rifatte l'occhi. Oh, tu, gentile romana. Ave Roma e ave a te, Giove. Ottimo e massimo. Giove Capitolino. Presso la quercia degli antichi progenitori pecorari, io ti invoco, o nume. Se è privilegio dell'eroi
discora tu per tu con i numi, sorti fuori, Giove, e discoremo. Giove! Giove, sorti fuori, dimmi che devo fare. E che devi fare? Che ne so, figlio? Ah, ecco, fammi fare il sacrificio. Sventremi una capretta, fai leggere putella agli stregoni, visto mai. Così mi regolo pure io. Mettete a sera. Dove hai, lupa, che caschi di sotto, non ti spericolare. Ah, io non la faccio più, scivoli mio. Mercurio ruba, Venere fa la mignotta e Marte non disarma. E io che devo fare? No, perché a me voi mi fate ridere. Ma che te credi, Scivio? Pure Dio piagne. Ma andiamo bene, andiamo. Ma allora, scusa, che differenza c'è fra noi due? Che io sono eterno e tu no. Tu a un certo punto schiatti, cari al sipario. Io no. Io me la godo in sempiterno, sta buffonata. Allegro, Scivio. La vita è bella proprio perché finisce. Bella filosofia. E che filosofia povesce, un Dio che non può cambiare una virgola al corso delle venti. Ma che sono Dio serio io? Posso fare niente, ho le mani legate, perché io pure sono soggetto. Siamo soggetti al fato. Senti come puzza. Ma chi? Lupa, no? Beh, ma è pure la vecchiaia, mo va più di 500 anni dalla fondazione. Ecco, ma vedo brutta sta repubblica, Scipione mio. Certo, pure lei, quella bestia, se avesse saputo i sacri gemelli, invece di allattarli, si sarebbe magnati. Ma come, stiamo a discorrere, già te ne vai. Ma Giove mio, ogni volta che ti invoco mi attacchi un lamento. Forse è meglio che provo a consolarmi da solo. Manco il conforto del Dio te basta. Poi non te lamentare, eh? Io? Omo, sei incontentabile. Ave, Scipione. È da stamattina. Emilia! Amy, ma che fai? Parti? No, resto qui a farmi trascinare nella fango e nella vergogna con tutta la famiglia. Vado all'Iterno. Porto la pupa in campagna. Cornelia, dà un bacetto a papà che se ne andiamo. A me non mi dai mai. Nonne. E sbrigamosi che già si è fatta notte. Oh, fammi capire, ma io che fo? Vattene da qualche parte pure te, inventate una guerra per conto tuo. Cerchiamo almeno di salvare il nome degli superstiti. E te che stai a fargli, sempre appiccicata a quella? Ma che c'è, il zucchero, va dentro, va! Amy, ma fammi capire. E io sono sempre la figlia del console Emilio Paolo morto a Canne. Oh, a Canne ci stavo pure io, scusami tanto se non ci sono rimasto. Ma su mio padre non ci ha mai piovuto. Ah, perché? Su Scipione ci piove? Ah, io non lo so. Oh, ma... qui dammi i numeri. Ah, oggi è proprio una giornataccia. Sì, sì, Gagliardo, Gagliardo. Cornelia, vieni un po' qui da papà, per favore. Senti, tesoro, ma che c'ha mamma? Eh? Io non lo so. L'hai fatta arrabbiare, hai fatto la cattiva. Dilla a papà, eh? No, io no. Chi è? Chi va là? Un romano. So io, Scipio. Ciao, Cornelia. Ammazza. Ma hanno torchiato. Stavamo a fare i conti, ogni volta che dicevo una cifra io, Catone mi sbottava lì in faccia. Rimortacci sua. Cornelia, vieni figlia che se ne andiamo. Vada mamma, va. Sera. Chi è? Ah, oh, buono quest'altro. Ma che gli erode? E quando si rivedremo? Ah, non lo so. Viva Cesar, Scipio. È l'ultimo. Magari sabato e domenica più il cavallo e ti venga a trovare. Tu allora non hai capito. Scipio, io ve ne vado perché voglio il divorzio. Perché? E mi dispiace. Mi dispiace assai. Ah, ma è il motivo, salvo ognuno. Beh, quello è il meno, se trova. Ah, ecco, diremo che quando eri condottiero in Africa te la sei spassato con la regina Sofonisba. Ma... per resto era una chiacchiera che andava in giro, no? Ma come? La moglie di Massinissa era meglio amico mio. E che in caso te risiccia adesso, dopo 10 anni? Beh, le passioni non c'hanno tempo. Diremo al giudice che è una cosa che covava dentro.
Un fuoco che poi è divampato all'improvviso. Oh, Emilia! Io sti 500 talenti non l'ho mai visti. Me devi credere. E quando ci ho creduto io? È Roma che ci deve credere. Ti Alicia, mettili in carrozza. Ma che te porti via pure nonno e nonna? Ecco, questi sempre a guarda la luna. Su pure voi altri, in carrozza. E mi scusa se metto bocca, ma non si invita la gente a cena se uno vuole partire, non è corretto. Ma a te chi se l'è mai insognato di invitarti a cena? Oh, ma che famiglia. Licia, pensaci te alla casa. Fai da magnà. Scipio, allora io sono pronta, me ne vado. Meglio non disse niente, no? Cornelia. Se no non andiamo più via. Ma sì. Andatevene via tutti. C'è sempre da imparare. Quando la barca affonna, i primi azzon pa' fora sono i sorci. A me non mi serve niente. Ma sì, divorziamoci, ma chi se ne frega. Io voglio restare solo contro tutti, contro l'avversità della fortuna, contro il fato. Ammazza, che siete animali? Ho sentito dal piano di sopra. Ecco, lo sapevo. Fasoli! Vabbè che siete schiavi, ma quando vi ho fatto prigionieri sul campo di battaglia, eravate guerrieri! Acqua passata, signore mio. E tu non ti vergogni. Uno scipione che si strafoga tra mezza li servi. Oh, io quando si tratta di magnan guardo in faccia nessuno. Ma come? Nel momento in cui gli occhi di Roma ci stanno addosso e Catone ci sta spubblicato davanti a tutti, tu che fai? La butti a Fasoli? Corsellero. Corsellero. Peggio per lui. Già. Scipione non dorme. Chi non dorme pensa. E chi pensa rompe i contrapesi. Apposta, figlio. Ma perché non te ne vai a dormire? Sì, a dormire. A dormire. Dite bene voi. Anche voi dormite, madre. Ma io sono vecchia, figlio. E chi è vecchio aspetta. Solo quando laggiù si farà chiaro, dietro quei tetti, quando si risente il carro de Fedonte che annuncia il giorno, allora il vecchio si addorme. Perché così è passata un'altra notte. E per un altro giorno non si muore più. Fischia. Chi è? Un'altra pagina mi ha rosicato. Ah, ma questo mi ha mangiato un'altra orazione. Mannaggia, un giorno o l'altro io a sto cattaccio gli stacco. Agato, ci stai a diventare vecchio presso sta Repubblica. Certo. Voi mette Scipione con sti quattro ladroni che reggono la Repubblica. Ma Scipione è grande. E invece le repubbliche, per stare in pace, devono essere fatte di gente piccola. Vieni qua.
E qui incomincia il dramma, perché la gente piccola si stufa di sta bene e cerca l'uomo grande. Il dramma è un altro, figlio. Qui ognuno parla per conto suo e nessuno ti risponde. Vieni. Yeah. Magna qua. Perché? Che dicevate, ma? Ma perché non te sposi, Cato? Perché non te trovi una brava giovanotta? Uscia via, Cartaggio! E se capisce, pensa alla Repubblica. Scusate, Sentigno, io non ho ancora capito di che ci accusate. D'aver speso troppo o di non aver risparmiato? Ma avete idea voi di quello che è capace di magnarsi un legionario? Magnerà. Magnerà, chi lo nega, ma un po' di parsimonia. E che accidenti, dico, qui mi ci hai messo 50 dracme a cranio, oh, e bisognava risparmiare. E avevamo risparmiato sui morti. È vero, c'ha ragione l'asiatico. A Magnesia, a battaglia decisiva, è costata Red Siria 50.000 uomini, senza contare gli ofanti da battaglia e i vascelli. Roma che ha perso, solo 300 fanti e 24 cavalieri. Manca una rissa, dico io. Abbi pazienza, pure sti risparmi contano. Poi non si sa, il soldato in guerra pensa solo a magnà. Magna e muore. E tu di fronte allo spettro della morte gli stai a lesinare magnà. Ma il fatto è che voi avete seguitato a magnà pure dopo che lo spettro della morte si era dileguato. Ma intanto la pace romana stenneva l'ala su tutta la Siria. Agato, eppure queste cose contano. Il legionario magna, la civiltà cammina. Non ve montate la capoccia e ricordatevi chi siete. Vai, va. Ma quale civiltà, Romari? Per tirar su una casa che non fosse una catapecchia, avete dovuto ricorrere ai greci. Ma prima gli avete dovuto menà. I ritratti, le pitture a sguazzo, i pupazzi di marmo e di bronzo, i nonni morti a mezzo busto, quelli ve li siete fatti fare dalle etruschi, a forza di sganassoni. Quando poi si è trattato di scrivere due righe di storia patria, avete dovuto piare in ostaggio un altro greco, Polibio, perché a Roma quello che sa scrivere meglio si è non sa fa la firma. Dice, ci avemo Plauto che scrive le commedie. Un par de ciufo. Ma che scrive Plauto? Plauto copia. Copia le commedie dei greci e dice che l'ha inventata lui. Per cui, giovanotti, io vi sto per dare una gran brutta notizia. Tutta sta civiltà, sta cultura vostra, non è altro che bottino de guerra. Là. E a proposito del bottino, ristamo sempre a quelli 500 talenti che non se trovano. Indovelli. Ci arrivai, non lo so. Non è possibile non saperlo! Cioè se fa un'altra spedizione di guerra con 500 talenti! Oh! Perché non erano segnati? Chi è che aggiornava sti libri? Avanti! Oh, ma io c'avevo pure da fare la guerra! Non ve scordate che il comandante effettivo ero io! E tu, fratello? Ma quello già campava di rendita sul passato, zompava sul cavallo bianco, si faceva un giretto torno tanto per infiammare i legionari, poi smontava e se ne andava a dormire. E la battaglia la facevo io. E non potevo aggiornare sti libri, oltre che a far pavone? Che facevo io? Così mi butti a mare pure te, eh? Bravo, bravo. Oh, ma che devo fare qui a uno strillicidio, pensaci pure te. A reggi. Dammi sti libri. D'acqua.
rotto i libri? Voi mi avete rotto i contrappesi. Stiamo pari. Non fa niente. Seguitamo senza. Famo occhio. Tanto erano i conti della serva. Ma chi si è magnato i soldi della Repubblica deve pagare. Non lo chiedo io per gusto mio. Lo chiede il popolo. Non te la prendere, Scipione. Arcesilao nega ogni valore all'opinione volgare. Se qualche cosa è degna dell'aspirazione del saggio, questa non può essere che la scienza. Tuttavia la scienza è irraggiungibile e all'uomo è preclusa la vera conoscenza delle cose. Di qui il dilemma. O una scienza che ci trascende o una opinione che è inferiore a noi. Il saggio non può che rifiutare ambo i termini di questa alternativa, poiché l'assenso e la fede sono per lui un male. Trattenere l'assenso non è umano e senza adesione l'azione è impossibile. Vedi dunque, Scipione, come lo scetticismo escluda ogni condotta di vita. Vedo, vedo, ma non ci ho capito niente. Massinissa! Massinissa! Ho inteso che te stanno a fare i conti in saccoccia come una ruba galline, per cui mi sono precipitato. Volemo mettere Roma a ferro e fuoco? Roma non è Catone. Amici, vi presento Massinissa, re tributario de Numidia e Mauritania, vecchio compagno de Gloria. Non ricominciamo. Trovi un po' de caciara per via che Emilia ha portato i ragazzini in campagna per fargli cambiare, ma stiamo fra amici. Sono tutti amici. Portate la beva a Massinissa. Gli famo li bozzi, a Massini. Sta tranquillo. Scipione sta sempre in campana. Scipione è finito. Sono questi gli amici tuoi? Io li conoscevo, erano pure i miei. Fate conto, questo chi è? È Marco Valerio? Non, signore, Marco Valerio è morto e sotterrato a Zama. E sto Berzitello chi è? È Curio Sestiglio? Non, signore, Scipio, Curio Sestiglio non può reggere il bicchiere per via che la lama del carro farcato gli ha stroncato le mani. E queste chi so? Chi so ste donne? Sono le donne d'Africa che ci facevano da magnare e ci fasciavano le ferite dopo il combattimento? E la notte facevano l'amore con noi piano piano per non farci male, perché eravamo tutti a pezzi? Queste chi so, Scipio? Queste sono mignotte! Ne sei sicuro, Barbaro? La verità ultima delle cose è inattingibile dalla rappresentazione comprensiva. Ha detto questo? È Carnere de Cirene, un filosofo greco. Ma che te frega, Massimino? A me non mi piace sto filosofo. E quest'altro chi è che te somiglia tanto? E difatti, è mio fratello. Quanto ciò de più caro. Lucio, Cornelio Scipione. Detto anche l'asiatico, per piacere. A me non mi piace st'asiatico. E sai che dolore. Oh, ma questo non l'ha preso. E sta buono. Ma a te se sa che non ti è mai piaciuto niente. Ma stiamo qui fra amici, ci famo un bicchiere di vino. Per esempio, domani che è? Eh? C'è sta nessuno dei loro signori che mi saprebbe dire domani che giorno è? Che è? Sarà un giorno come ne è. Visto? Io lo so. È di 18 d'ottobre. Bravo, bravo l'imbriacone. Questo sul calendario. Ma nella storia che è? Ma che è? Oh. È l'anniversario della battaglia di Zama. Svegliate, Scipio! La più grande battaglia della storia che tu hai combattuto e vinta! E io con te! E perché abbiamo vinto? Ah, già, ma perché hanno vinto? Non lo so, deve essere un valore. Hanno vinto. Ma chi va? Abbiamo vinto per far imbriacarsi quattro zozzoni! Il 18 ottobre. La battaglia di Zama! C'hai ragione, Massini. C'hai ragione, ma. Ma che davvero, davvero? Fuori! Da sta casa malata! Fuori! Ma è matto, voglio da lei!
Andate via, brutti parassiti rubiani! Io faccio le guerre e voi magnate! Fuori! Andate via, fuori! La battaglia del Sava! Fuori, voi! Vattene da Lucio Piantala pure tu! E pure tu, fuori! Ma addirittura da sta città! Tempo 24 ore, devi lasciare Roma! E il motivo? Non te capisco quando parli! O forse ci sono cose nella libera Repubblica Romana che non si possono dire. A Roma si può di tutto. Tutto quello che si capisce. Quello che non si capisce non si può di perché non si deve di. Non è onesto. Vattene. Paraia. Così va meglio. Sabino. Andronico. Ma te faccio vedere se Scipione è finito. Perché si scherziamo, scherziamo. Ma si me stuzzicano troppo, mannaggia, li spezzo. Ah. Ma allora è vero, siete sfonnati. E che? State sempre a magnà. Ma come? Manco più alla cena, signore mio. Eh sì, il pranzo, la cena. Qui ogni pretesto è buono. In ginocchio. Roma c'ha i piedi per terra. E con i piedi per terra ha inventato una cosa che ci fa civili rispetto a tutti i popoli civili che sono civili. Ma che senza sta cosa che avevamo inventato noi, ridiventano bestie. La legge. Per cui io oggi... e restituisco il bene supremo. Che è sto bene supremo? La libertà. Baciate qui. Siete liberi. Ma sarebbe meglio lasciare le cose come stanno. E se capisce. Questi ormai stanno sul faciò. Mi hai ridato 10 anni di vita. Domani vado al Senato e glielo presento io il conto a Catone. Non te scavalla. Arriva Scipione! Arriva Scipione! Arriva Scipione! Arriva Scipione! Arriva il matto. Scipio, che è sta mascherata? Che vuoi dal Senato? Te volevo far solo una domanda. E anche a voi tutti, padri coscritti. La stessa che ieri sera mi ha fatto Massinissa. E che ve devo dire la verità, pure a me mi ha preso a tradimento. Beh? Oggi, che giorno è? Ah, ti ha fatto sta domanda, Massinissa? Sì, signore. Ma questo per fare sta domanda da imbecille ci è venuto dall'Africa. Non divagare, Macatore. Oggi che giorno è? Oh, tanto per farti contento, è il 18 d'ottobre. Sì, questo sul calendario, ma nella storia. Che è? Oh, ma in quale storia? Ah, qui ci scordiamo la storia, Gagliardo. Ma state in campana, perché i popoli che si scordano la storia, prima o poi ci sbatte nel grugno. Oggi ho senato Scordarello. È l'anniversario della battaglia de Zama. De Zama? Porca mignotta. E chi ci pensava più? Che te devo dire io con ste ricorrenze? Sì, e io pure quello di mia moglie mi scordo, capirai. Io sono rincoglionito, mi meraviglio di te che sei un ragazzo. Ma che è sta battaglia de Zama? Ma niente, roba passata. Oh, ma che vuoi sapere? Cammina, va. La battaglia de Zama.
E voi, padri, padri coscritti, nel giorno fatidico che ricorre la battaglia de Zama, state qui a fare i conti come bottegari. No, padri, non è degno di voi. Senatori in piedi! Andiamo tutti in Campidoglio e salutiamo Roma! Oh! Ma che sta mall'osteria? E qui non si muove nessuno! Sempre col permesso del Senato. Seguitamo a fare i conti. Mi sono portato appresso un po' di cavalierucci di Numidia. Datemi retta, oggi è giorno di festa. Andiamo tutti in Campidoglio e salutiamo Roma. Sì, sì! Andiamo con Scipione! Ma sì, andiamo con Scipione. Ma sì, andiamo al Campidoglio e salutiamo Roma! Agato, se è solo un salutino, eh? Chi è? Uno che la pensa come te. Scribonio, mettete a sedere. Non siamo tanti, siamo due, ma meglio di niente. Quando sei arrivato? Quando il pezzo stava a dire che giorno era. Io l'ho capito subito dove volevi andare a parare. E perché io no? Gli hai parlato al re Desirio? No, per ride. Ho trovato mare buono e sono sbarcato a Ostia 2 ore fa. Beh? Fagliela gode sta giornata, Scipione. Domani piagnerà. E a conclusione di sta giornata trionfale, degna Dio condottiero di accettare questo modesto segno della stima e dell'affetto del popolo romano. Scipione, ed ernato nel tufo, che addita il destino alle generazioni da venì, destino de gloria e de grandezza. A Scipione, alle facce diventa schiavi. Noi non ci siamo più abituati. Ci abbiamo perso la mano. A rimandaci a casa. Ci avete proprio l'istinto degli schiavi. Allora incollatevi la statua e portatela a casa. Non ve meritate niente. Gagliardo, li siamo schiavi. Andiamo, andiamo, prima che ci ripeta. Libertà, parola vana, fasciolari. Thank you.
Massimi, permetti un giro. Mi si è fiata la cavalleria, ma panna dove? A dove che va? Sogna, sogna. Ma che gli avete fatto? A chi? E non mi ha abbandonato. È solo. Ma tu la conosci, Emiliuccia? Ma con una moglie così, chi te frequenta? Io invece gli sono rimasto amico. Nonostante Sofonisba, la mia signora. Ah, ma allora era vero. Ma che stai a dire? Chiacchiere dei legionari. Quelli al bivacco sono peggio delle lavannare. La verità è che diventai alleato di Roma solo divorato dall'odio che ci avevo contro Siface, re di Mauritania, che alleato di Cartagine si era sposato da Sofonisba. Scipione e io sbaragliammo Siface. La notte stessa della battaglia acchiappai Sofonisba che scappava e me la sposai sul campo seminato dei cadaveri. Che notte, figlio. Manco una iena. Ma dato sì che pure lei era bottino di guerra, Scipione disse: se mandi schiava Sofonisba a Roma. Se capisce. E non ci fu verso. Beh, quello quando si mette in testa una cosa, ma chi la leva? Così gli imponeva la legge di Roma e Scipione non poteva chiudere un occhio solo per me. Io capii tutto il dramma di Scipione. Per cui ammazzai Sofonisba. Pure Scipione capì il dramma mio. E come? Tanto è vero che per consolarmi mi regalò il regno di Mauritania, hai capito il dramma nostro? Io ho capito sì. Ma qui il dramma di Sofonisba ne ha capito nessuno. Ma che stai a dire? Chiunque preferisce la morte alla schiavitù. Non dare retta, pure in Africa piove sempre. Non ci si capisce più niente, si è rivoltato tutto. Invece a me mi fa male il groppone, sono tutto un dolore. E per forza, vai a cavallo all'età tua. Vedete poi quando cambia il tempo, la cicatrice è qui, mi fa schioppare il cervello proprio. Che cerchi? Lo renale, ormai da notte è morto 3-4 volte. Io invece le budella. Sempre sta bocca impastata, io non capisco. Ci avesse avuto un po' più di fiducia, Emiliuccia. Sai come sarebbe stata contenta oggi? Gagliarda, mi somiglia. Io l'unico conforto che ho aver ammazzato mia moglie è che col tempo sarebbe diventata come tutte le altre. Perché quando sei arrivata all'età nostra, all'uomo, la donna, a che gli serve? Sì, giusto se uno... Ma allora vanno bene tutti. Sì. Massimi, la verità vera è che noi stiamo bene solo fra uomini, tutti amici. A me mi sa proprio che c'hai ragione te. E di chi è? Io sono finito. Ma no, io avevo detto così. Mi pare adesso un po' stero di me stesso. Ma non mi sarò sopravvissuto. Per disturbo, duce, ordine de Catone il censore. La legge repubblicana proibisce il culto delle immagini dell'uomini illustri. Per cui sto pupazzo era un arbitrio. Nessun uomo è più grande dell'altri da meritasse un piedistallo, ha detto Catone. Un consiglio personale, Scipio. Domani vi è al Senato. È successo un fatto nuovo.
qualcuno vi penserà che quello De Gadone è un puntiglio d'amministratore. No. Il criterio non è venale, ma dei principi. Qui si tratta di vedere se mai una volta un cittadino della Repubblica ha anteposto il tornaconto personale al bene comune. Ma che è sto fatto nuovo? E che ne so? Mo sentimo. Posso? E siccome sti 500 talenti comunque sia non sapremo mai in dove sono andati a finire, ripigliamoli da principio, cioè da quando per la prima volta sono usciti dalla saccoccia del re Desiria. E allora io vi domando, Scipioni, se può sapere chi di voi altri due la riscossi di persona dalle mani del re Antioco? Noi non famo le esattori, famoli guerrieri. Famoli guerrieri? Per cui Agatò, i fratelli Scipioni sti sordi non l'hanno mai visti, così è. Perché così te l'assicura Publio Cornelio Scipione, detto anche l'Africano. E così te l'appoggia Lucio Cornelio Scipione, detto anche l'Asiatico, per piacere. E in caso mai, Cato, se te restasse qualche dubbio, fa venire a Roma Antioco, perché solo il re Desiria, lui soltanto me potrà smentire, se c'ha il coraggio. Ma fortuna vuole che con mare propizio e cielo sereno è arrivato dalla Siria Gaio Scribonio, il quale ha avuto modo di discorrere personalmente con re Antioco sulla faccenda degli 500 talenti. Romani, senatori, padri coscritti, ecco a voi Gaio Scribonio, esattore della Repubblica Romana. Oh, ma che fai, ridi? Là. Che sta al circo? Scribonio, il re de Siria t'ha pagato la rata del tributo? Ho già versato all'erario. E siete venuti in discorso sulle 500 talenti? Siamo venuti. Ammazzelo quanto è brutto. Riferisci al Senato. Non è da poco padri coscritti andano in giro a riscote quattrini per conto della Repubblica Romana, perché le tributari non è che stanno lì. Gaio Scribo, Strigni, che c'entra sta tirata? C'entra, c'entra. Perché sia chiaro come e qualmente l'esattori sono sempre stati i promotori della storia, onde per cui costa tavoletta che Antioco re de Siria manda al Senato e al popolo romano, io butto le capocce degli Scipioni alla storia. Che butta questo? E vuoi dire, Gaio Scribonio, che desta tavoletta? Copia conforme della ricevuta rilasciata al re de Siria per la riscossione dei 500 talenti. Cifre in lettere, seguiti da firma autografa di chi l'ha ricevuti, eccetera, eccetera. Oh, ma come, eccetera, eccetera? La firma, leggi la firma. Paolo Gellio mio, ma se io te leggo la firma, a te te via un corpo. E forse è meglio che non la leggo, per carità de patria. La firma! No, no, non insistete, Romano, no, meglio di no. La firma, leggi la firma. Come sempre mi inchino ossequiente alla volontà del Senato. Eccetera, eccetera. Ecco qua. Firmato Scipione A. Che ha detto? Come A? A. 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 Sì, vabbè. Ma chi è sto Scipione A? È Scipione Africano! È Scipione Asiatico! Sì, è Scipione Asiatico! È Scipione Asiatico! Momento, momento! Come correte? Perché proprio l'asiatico? Lui aveva mansioni di comando, stava sempre al campo, fra mezzo agli soldati. Non mettemo il caretto davanti ai bovi, è più facile che sto A non voglia di l'asiatico. Certo che è più facile. Sta attento. Cadone ha già diviso il Senato, mo te lo buttare nel canestro pure a te. Ci va a mettere uno contro l'altro. No, no, io voglio soltanto appurà chi di voi altri due è Scipione. Ah. E allora non so io. Perché io, megalomane come so, firmo sempre per lungo e per esteso. Publio, Cornelio, Scipione, detto anche l'Africano, e qualche volta mi pare pure corto. E io? Dietro la firma aggiungo sempre, parentesi, asiatico, da non confondersi con l'Africano che non so io. Chiusa la parentesi. Allora è una firma apocrifa. Fammi vedere sta ricevuta. Sì, poro cocco, così strappi pure questa.
Benissimo. Nessuno dei voi altri due è Scipione A. Ma allora io vi domando, chi è? C'è qualche altro Scipione ragguardevole qui a Roma? E a voglia, ce ne stanno tanti, ci sarebbe... Chi c'è? Oh? Non ci sta nessunissimo Scipione. Ma ce ne stanno due, sotterrati in Spagna. Mio padre e mio zio, morti sul campo dell'onore. Oh, e mo che fai, la butti sul patetico? No, è questo qua che fa buttare la testa alla storia. Ma quale testa butti? Oh, a chi? Oh, a Reggenero. Ma tu l'avrai chiesto a Re Desiderio chi era sto Scipione A? E che te disse il re? Chi era? È giusto. Parla, Scribonio. Che te disse il re? E il re non lo sapeva. Per via che mandò la somma al campo romano da un corriere de corte che gli riportò sta ricevuta. E lui lì per lì non stette tanto a indagare. È vero, come... è vero. Io gli sono stato appresso. Quello pensava solo agli quadrini e gli veniva da piagne. Per cui buttò la ricevuta dentro un cassetto e s'andò a imbriagare dal dispiacere. Ma un po', ma tu sto corriere de corte perché non l'hai cercato? L'ho cercato, sì signore, l'ho trovato pure. E che t'ha detto? Niente. Come niente? Non ha aperto bocca. Ma tu gliel'hai chiesto? Io no, sarebbe stato inutile. Perché? Era morto. Era morto. Laggiù è navi da ruvida, morono come mosche. So colonia. Agato, ma allora restiamo sempre al punto di prima. Mica tanto. Prima gli Scipioni dicevano che sti 500 talenti loro non l'avevano visti proprio. Ma con sta ricevuta è zompato fuori che almeno uno dei due l'ha visti di sicuro. E quale dei due sia, se l'asiatico o l'africano, non è più questione che riguarda il Senato o il popolo romano, ma solo la coscienza degli Scipioni. La seduta è sciolta. Paolo Gelli, ma che tu ci credi davvero a sta storia? E tu, nobile Curione? Oh, ma... Ammazza, e che? Ma mollate tutti, mo? Io no! Ma Sinistra! Tu che fai? Non hai voluto chiudere un occhio su Sofonisba e poi adesso invece li chiudi tutte e due su 500 talenti? Io? Chi è Scipione A? Abbiamo trovato un altro catone. Ma che stai a dire? Stai in campana, sì, sei te. Io t'ammazzo con le mani mie. Una giornataccia. Ti ricordi quando eravamo ragazzini? Mi ricordo, sì. Ma di che è? Mamma si teneva tanto. Specialmente a te. Beh, se capisci, eri il più piccolo. Eri pure bruttarello. Beh, bruttarello. Troppo ti sei aggiustato nel crescere. Ecco. Però l'animo te deve essere rimasto tale e quale. Cioè? Rispondi a me, qui davanti al padre Tevere. Sti 500 talenti, l'hai visti o no? Ma che ho visto, oh? Aluce, di la verità a tuo fratello, eh? Stiamo qui soli. Del resto sto vizietto, da ragazzino ce l'hai sempre avuto. L'hai presi te. Ma che sei matto? Bravo, bravo. Ti ricordi del povero papà? Ah, ridaglia con queste commemorazioni. Scipione ispanico! Ispanico? Quello sì che era un uomo. Eh? Quando diceva sì, era sì. Era sì. E quando diceva no, era no. Era no.
Tu da chi avrai preso? E sarò il fio della serva, del resto me ci avete sempre considerato. Tu eri il più bello, passavi pure per più intelligente. Io? Appunto dico. Eri il cocco de povero papà. E te de povera mamma? Bravo, bravo. Te scadini. Vieni qua. Vieni qua, non ti scappi. Vieni qua. Ferma, oh. Mi fai male, che strigni? Chi è Scipione A? Bada come rispondi. So io. È una bugia. No, la verità. Tu... Ecco, mo ce lo sai, così la piantavo. E mi so pure magnati. Non ce ne so più. So finiti. Ma come? Uno Scipione, un uomo pubblico. Oh, il più pulito c'ha la rogna. Aspetta. Tu domattina sei presente al Senato e dici a Catone, Scipione A, so io. Ma non ci penso per niente. Non te muove, Scipione, che ti rispacco quel cocomero, eh? Tiè. Che devo fare? Romanamente. No, sti gesti saranno belli, ma io non ho mai capito. No, Scipione, non sopravviva al disonore. Ma io sopravvivo benissimo a tutto. Io me vado a fare due passi. Approfitta dell'assenza perché quando ritorno te voglio trovare a cadavere. Che c'è, Scipio? Niente. Ma sta a morire mio fratello. Stamattina stava così bene. E mo sta male. Mi dispiace, so dolori, so. Scipio. Ma che vuoi? Ma te pare a te che uno che sta male cuore così come una lepre? Quello non è tuo fratello. In dove? Là. Fio della mignotta! Mamma chiama! Tu devi morire! Quando è ora? Non precipitiamo! Io te denuncio! A me? Ma io che t'ho fatto? Ma che vuoi? Ma che vuoi? Via! Via! Povera Repubblica, siamo in mano ai pazzi. Agatone! Agatone! Catone! Oh, chi è? Ma che vuoi? Scendi giù che te devo parlare. Parla piano che mi svegli mamma. Sei svegliata tua madre? Abbi pazienza, ma è una cosa urgente. Vabbè. Ma che vuoi a quest'ora? E via giù che te lo dico. Mo vengo. L'ha svegliato, ma? Ma che so tutti sti gatti per casa, eh, Catù? Sì, non vi preoccupate, ma scendo un momento a parlare con Scipione. Ma perché non te trovi una brava giovanotta? Ho detto state tranquilla, ma ho pure preso il mantello d'lana. Non si farà mai giorno. Artola! Chi va là? Buonasera. Che c'hai?
Che te sei sciolto? Scusa, magari tu stavi a dormire. Ma no, chi dormi? Chi dorme mai? Senti. Dimmi. Vieni qua. Beh? Io te volevo dire. Chi è Scipione A? Te lo devo dire, Gatò, non me la posso più tenere sto peso. Questo da te me l'aspettavo. Chi è? È mio fratello. Questo da te non me l'aspettavo. Come non te l'aspettavi? Abbi pazienza. State tutte e due sotto accusa. Tu vieni qua, solo, col favore delle tenebre, e mi dici, ma che si fa così? E come si fa? Ma non lo so, ma così non è bello. Io mi aspettavo che tu mi avessi detto, Scipione Asso, io. Ah, allora era bello. E si capisce. Viene a dire un altro, è una confidenza che ti mette pure sotto brutta luce, abbi pazienza. E che accidente. E si capisce. Abbandonato dalla moglie, dagli amici più cari, tradito dal fratello, mi metto pure in brutta luce. A proposito, Scipio, ieri è arrivata l'istanza di divorzio di Emiliuccio. Che faccio? Vuoi che gli insabbia la pratica? E io no. Oh, Agato, ma io qua te sto a fare una rivelazione. No, no. Tu stai a fare la spia. La spia? Senti un po', fammi una cosa. Tu non mi hai detto niente. Io me lo sono insognato, amici, come prima. Ma allora non ci credi? Scipio, te posso dare un consiglio? Adesso non ve mettete uno contro l'altro. Tra fratelli. Non è da voi. Non è da romani. Oh! Ma che fai? Dormi! T'hanno messo a vegliare sulla persona mia. Passa uno, deve scavarca, mi dà una cortellata. A me non me ne frega niente, io lo dico per voi. Ma qua si moro io. Addio Repubblica. Vigila, no? Sta alle Prato. Agatone! Agato! Ori, dai! Senti! Senti, sta sentendo. Ho risolto tutto. Andiamo da Lucio, lo agguantiamo. E a costo di fargli sputare tutti i denti, ma... e deve ripetere davanti a te chi è ladro. Ma non si può fare domani, con comodo. No, no, lo dobbiamo fare adesso. Andiamo. Famo adesso. Mannaggia, è pure umido. Andiamo, perché sennò quello domani non lo agguantiamo più, sa. Oh, non corre! Bravo, Catone, bravo. Di che? Avevi ragione tu, a mancavano davvero sti 500 talenti. Se l'era magnati lui, sto loridone. Dai sotto senza pietà. Qui non c'è posto per i bugiardi, i profittatori, i ladruncoli. Questi non sono omini, sono nani. Nani, Catò. Dai sempre sotto agli nani. Scipio. Che? Ma proprio a me mi doveva capitare sto castigo. Ma che è sto destino infame? Che me ne frega a me dopo tutto? Ma chi so io? La nemesi storica, è il dio della vendetta. Oh, ma perché non gli vorresti da sotto? A chi? A sta brutta genia. Ah, ali nani, eh? Andiamo, andiamo da sto tuo fratello. Tartola, chi va là? Cittadini romani. Fatevi riconoscere. Oh, mi riconosci adesso? Sempre dalla parte tua, Scipio. Sempre pronto a cortellare Catone. Sì, magari la prossima volta, eh? Anzi, veniteci appresso che non si sa mai. Oh, ma questi due che fanno? De giorno si scannano e di notte vanno a spasso assieme. È politica zozza. Pattuglia. Aspettateci qui. Lucio! Lucio, esci fuori! Con le mani mie destrozzo! Lucio! Dove sta mio fratello? Non è ritornato a casa? È tornato, signore. Ha caricato un fagotto di panni su un cavallo e è partito come il vento. Come il vento? È andato. Dove è andato mio fratello? Dove è andato mio fratello? Il signorino ha detto che andava all'Eterno dalla signora vostra. Dalla signora mia. E a far che? E qui te vanno tutti in campagna, Scipione mio. Beh, certo, c'è chi può spendere. Balla a casa. Se la passa bene st'asiatico, eh? Se la passava bene. Eh? Dammi un cavallo. Oh, che fai? Dove vai? È il tempo d'agguantarlo e di riportarlo a Roma.
tu raduna il senato e io te ci porterò davanti mio fratello a costo di portarcelo in barella e lì al cospetto di tutti ti do Scipione A e lui. Va bene così o sarò sempre la spia. E domani il senato e il popolo romano sapranno che Scipione non guarda in faccia nessuno, ma anche il fratello. Ci mancherebbe solo questo. Amore, dov'è che si può scrivere una cosa? Per de qua. Tu, chiama Mercentorione. Se non lo fermo, questo... invece di diventare più piccolo, mi cresce. Accusa il fratello in pubblico, capirai, desti tempi. Mi diventa come Bruto, che per amor de patria trucidò i figli. L'hai fatto chiamare? Ecco, a non far buffone. A proposito, tu non mi dovevi dare una cortellata? Approfitta, no, non c'è nessuno. Ci hai creduto, censore? Ma so pure cose che si dicono per compiacenza. Sì, eh? Senti un po', noi che ci avevamo legioni sguinzagliate dappertutto, chi ci avevamo dalle parti dell'Eterno? C'è sta accampata la terza legione, al comando di Sempronio Cracco, fedelissimo alla Repubblica. Capirai. Te do un messaggio per lui, deve arrivare subito. Messaggio Decatone per Sempronio Cracco. No! 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 Ah! Bocca mia, bocca tua, guarda più meglio la mia. Mamma! È arrivato zio Lucio! È finita la pace. Tiè. Te non saluta mai, eh? Che vuoi, che sei venuto a fare? Oh, e che te do dire, mi ha sempre fatto piacere venire a trovare, perché siete di razza cordiale. Te, tuo fratello, tua figlia. E allora non ci venì, che è sta visita? No, siccome sai com'è tuo marito. Com'è? Non gli si può di niente. Allora dico, fammi andare all'Eterno, vado a trovare Migliuccia, che hai visto mai. Vedere il cognato gli fa sempre piacere. Te dico. E mi... due o tre giorni, è tempo di fargli sbollire una cosa. Ma che è che gli deve sbollire? Ma niente, si è affissato sempre quel fatto dei 500 talenti. Ah, oh, a proposito, sei saputo poi chi devo gli altri due gargarozzoni se li hai magnati? E mi, ce fai torto, i Scipioni ci avranno tutti i difetti. No, ci avranno, ce l'hanno, ce l'hanno. Sì, ma in caso, mica io. Due giorni, eh? Non famo però che tra 20 anni continui a girarmi per casa, io tra 2 giorni te l'avrei piatto. Grazie a me, non ho parole. E non cominciamo a assaggiare. Beh, pure acida. Ma dimmi tu se questa è la maniera di superare. Arriva. Dai.
Messaggio di Catone per Sempronio Gracco. Messaggio per te da Catone. Allora deve essere una brutta notizia. Che ti dicevo? Piuttosto che fare una cosa così, io farei un'altra guerra. Alla villa di Scipione! Ma è vita questa, dice Paer soldato romano. Manca li cani. Corneo, allora si fidanzano. Ah, ma sei cocciuto, sa? Nonne! Perché? Intanto perché sei il fratello di mia madre. E beh? E beh che mi fidanzo con mio zio. Cornelia, via De Scipioni. Bellina. Piccoli, è in casa papà? Non c'è nessuno. Perché sei diventata rossa? Io? Ma che sei matto? Che ti piace quello perché c'è il cavallo? Mi piace perché non è moccio rosso come te, mi piace perché è bello, mi piace perché non è mio zio, vabbè? Che vogliono? Che ne so? In nome del Senato
e del popolo romano. Qui si compie un destino, Scipio. Ma no, il tuo. Quello di Tufia. Cornelia si sposerà a Sempronio Gracco e da grande sarà tanto virtuosa quanto da ragazzina e sciacquetta. Purtroppo resterà vedova ancora giovane. L'uomini faranno a cazzotti, ma lei niente. Vivrà nella memoria di sto pupazzo di Sempronio e penserà solo ai figli, che saranno Tiberio e Caio Gracco. Adesso a te sti nomi non ti dicono niente, ma il mondo a venire si ricorderà in sempiterno dei fratelli Gracchi, tribuni della plebe e amici del popolo, che per via desta amicizia l'uno e l'altro saranno assassinati come carogne. E il nome degli Scipioni? E quello continuerà. E continuerà per via di quel grugnetto amaro. Ecco lì. Quello a forza di bazzicare a casa vostra non sepierà Cornelia, ma sepierà il nome di Scipioni. E aspetto a lui chi si ricorderà più di tuo padre, Scipione Ispanico, di tuo nonno, Scipione Barbato. Chi si ricorderà più di quel poveraccio di tuo fratello, capirai, Scipione Asiatico. Al mondo resteranno soltanto due Scipioni, te, l'africano, e lui. Publio Cornelio Scipione, detto anche l'Emiliano. Tu l'hai sconfitta, Cartagine. Lui la distruggerà e ci butterà il sale sopra. Me coglioni. E che te credi, che il mondo finisce con te? E il mondo non finisce mai, Scipio. Uomo dopo uomo, giorno dopo giorno, arrivando dove? Non si sa. Sì, vabbè, ma sto Sempronio Gracco, oltre che a piassemi figlia, ma che è venuto a fare? Oh, io ti sto a dare una visione universale della vita e tu te vai a perdere nel particolare. Ma io mi devo regolare. E che te regoli, figlio? E poi se la vita c'ha un minimo di interesse per l'uomo, è proprio perché non sa mai quello che gli sta per succedere. E tu che fai, Scipio? Te vuoi guastare il finale? C'hai ragione. Allora vado incontro al fato. Ecco. A Scipio, la vita è fatta di momenti brutti, ma non ti preoccupare. Poi viene sempre il momento peggio. Au. Ma tu portassi pure iella. Lucio Cornelio Scipione! Ecco, è arrivato il pazzo. Amarissimo fio della mignotta! Roma è nata con fratricidio e può pure finire con fratricidio. Via qua, carogna. Anda a scappi, via qua. T'arrampichi sui muri come sorci, eh. Vai da venire a Roma. E te ce porto in barella, te ce porto. A Sempronio, via qua, via i ardi. Non se vanno a Roma. Imbecille, sta zitto, parso. In bocca, chi è? Ordine De Catone. Per cui se fordino gli Scipioni di restare nella villa di Literno in attesa delle decisioni che il Senato ha riunito in loro assenza, vorrà prendere sulla questione dei 500 talenti delle desilia in base alle risultanze dell'ultima seduta. Ma che fordi? E a me lo dici, io batto la campagna, che ne so che succede a Roma. Io le dovrei far piantonata agli soldati, ma che mi metto a fare? Il carceriere degli Scipioni, a me mi ripugna. Che famo, restate qui sulla parola? Sì, sì, è meglio restare qui sulla parola. Tanto che ci andiamo a fare a Roma. La Repubblica dell'Impicci. Pussa via. Allora io me ne vado. E complimenti per la figlia vostra. Proprio bellina. Sì, dite io pure. Cammina. Ma che te guardi? Ah! Chissà perché mi sei tanto antipatico te. Non mi ha fatto niente. Sei una creatura, eppure t'ammazzerei.
Che ti dicevo? Io proprio te odio, li mortacci tu. Che stai a fare? Penso. È un'ora che sto pensando, schioppa il cervello. E per forza, fai cose che non sai fa. Almeno una volta facevi la guerra, te ne andavi di casa per anni. Qui rifiatavamo tutti. Ma a che stai a pensare? A Cadone. Non riesco a concludere, a capire, non capisco. Ma che è che devi capire? Tante cose. E poi se ci avessi tempo, dovrei pensare pure a noi due. Perché se si divorziamo, non sarà mica solo per quei 500 talenti, no? Ma te pare che è facile essere la moglie di Scipione? A me mi pare di sì, perché è difficile. Ma non è andato sempre tutto bene. Sì, una volta. Ma una volta t'odiavo. E l'odio basta per tenersi insieme. Poi pure l'odio muore. E quando non c'è più nemmanco l'odio, ti viene voglia di pace, te non fa più niente. Mi odiavi? Con tutta l'anima, Scipione mio. No, non lo capisco. E tu di fatti non lo puoi capire. L'amore è fatto di cose piccole. È fatto anche di miserie. Forse per gente piccola. E tu sei grande, sei troppo. Come si fa a volerti bene? Scipio, sei fastidioso. Io me credevo che... Almeno ti fossi pigliato una sbandata con Sofonisba. Ma quando mai il grande Scipione, innamorato della moglie, se caccia un ospizio? Sia pure con una regina. E difatti, io ti sono stato sempre fedele. E non lo dico come se fosse un merito. Sapessi quanto ci ho sperato che tutte quelle chiacchiere fossero vere. Ma Scipione è fedele. Eppure questa è un'intimidazione continua, sta fedeltà. Pure io sono fedele, Scipio. Beh, ma allora... Ma che stai a te? E tu sei incorruttibile. Ah, no, te sbagli. Catone dice che io sono un ladro. Magari lo fossi. Ma te pare che Scipione si mangia i soldi della Repubblica? Piuttosto se mangia il grasso del cuore, stai lì a fare re offeso e pesi. Scipio, pesi con tutta sta dignità ferita. No, ma fammi capire. Se io invece fossi ladro e traditore... Saresti Scipione lo stesso, ma con qualche debolezza. Insomma, con aspetto umano. E allora sì che una donna si potrebbe pure innamorare di te. E allora perché non ti pigli fratello? Lui è Scipione come me, ma è pure ladro. Perché è lui che si è rubato i 500 talenti, hai capito? Beh? Come beh? Ma te che te ne frega? Io stamattina dovevo andare al Senato a denunciare il fatto. Invece Catone mi fa tenere prigioniero qui a casa. È questo che non capisco. Ma perché, scusa? Catone lo sa come stanno le cose. Ma come non lo sa? Io ho detto io. Quanto sei fregnone, Scipione mio. Eccolo, vedi, io ti sbatterei al muro. Ma ti pare a te che Catone ti fa andare a accusare tuo fratello davanti a tutti? Ma perché? Mo non lo ho più sapere dove sono andati a finire sti 500 talenti. E secondo me non l'ha voluto sapere mai. Lui ha smosso tutta sta faccenda sperando che fossi stato te. Ma dal momento che non sei stato, ti pare che te lascia via lo spunto di fare un'altra volta il nobile Scipione? Ah, oh, Scipio, tu non te ne rendi conto, ma tu gli dai fastidio. Pure a lui. A lui, a me, a tutti. Tu dai fastidio a tutti. Sì, però quando Annibale stava alle porte... Annibale non c'è sta più, Scipio. Roma in pace e noi volevamo stare tranquilli. Tu non servi più a niente. Non servi a tua moglie, non servi alla patria. Lo vuoi capire o no che adesso non servi più a nessuno? Mi dispiace, ma qualcuno te lo doveva dire. Mi dispiace. No, no. E di che? È così. Ma che davvero, davvero voi credete che io sono nemico di Scipione? Ma se l'africano avesse fatto un bel gesto, avesse detto Scipione asso io, o ancora meglio, se avesse trascinato l'asiatico qui davanti a tutti, magari in barella, e avesse detto Scipione A è mio fratello, ma che... Vi credete davvero che io non sarei stato il primo a rallegrarmene con lui? Ma sarei stato felice. Perché? Perché avrei visto che l'antica virtù repubblicana è ancora viva.
Ma datosi che Scipione, è un fatto, si è squagliato, mi pare proprio che questo non si può pretendere. Oggi hai voglia di essere qualcuno. Pure se sei Scipione, sei uomo dei tempi nuovi. E questi padri coscritti, è inutile che se lo nascondemo, sono tempi di gente piccola. Sono tempi dei nani. Io non sono d'accordo. E sai a me quanto me ne frega. E che mo devo essere d'accordo pure con i mori? Avanti allora, sentimo. Ndo sta Scipione? Eh? In dovello? Apposta, dico, se non c'è. Agato, è tutto il giorno che ci porti in giro per Roma. Ma volemo andare a dormire? Convincetevi, romani. Da quando Scipione si è squagliato, a Roma non esistono più uomini grandi. I giganti, se mai sono esistiti, appartengono al passato. Agato, mica mi sapere a fare tu. Ma che stai a fare? Non stiamo qui per giudicare Scipione? Bene. Per giudicare un uomo piccolo, pure Catone se fa piccolo. E s'adegua ai tempi. Ma che si fa, barba? Ma che sta a fare? Deve aver preso il senato per cesso. Ah, ecco. E se non c'è più dignità antica, allora Catone se spoglia, Reggio, se spoglia volontariamente dell'ultimo avanzo che ne rimane. Perché solo così, senza barba, perde tutto il rigore, diventa accomodante e può pure chiedere clemenza. Perché padri coscritti, che ve credete? Io sto qui a chiedere clemenza, per Scipione. Nobile Catone, ecco un romano. E eccone un altro, Scipione. Ave. Sempre dalla parte tua, Scipione. Oh, si è messa la corona. Eccomi qua, solo davanti a Roma. E l'asiatico? Non l'ho portato. Chi è l'asiatico? Quello che conta è sempre solo Publio Cornelio Scipione, detto anche l'africano, io. E questo tu lo sai meglio di me. Quello che invece voi forse non sapete... Aspetta. Scipio, aspetta. Che fai, mi levi la parola? No, no, parla, parla. Che è che non sapemo? Che Scipione rende sempre solo conto degli fatti. Per cui, famo se due passi indietro nella storia. No, un'altra volta, ma che ricominciamo da capo? No, stiamo a concludere. Ma prima ritorniamo sui campi di Spagna. Scipione sbarca alle foci dell'Ebro e conquista Cartagena. Asdrubale se la squaglia e noi piantiamo l'aquile e grifagne sui bastioni de Cadice. Tutta la Spagna è provincia romana. Questo si racconta in tre parole, ma... E falla, oh, ci sono voluti 5 anni. E che faceva Scipione tra un combattimento e l'altro? Restava lì, in posa da eroe. No, signori padri, è venuto il momento di dire le cose come stanno. Scipione in tutto sto tempo ha magnato e bevuto allegramente alla faccia degli spagnoli e del popolo romano. Ha taglieggiato i popoli soggetti, ha stuprato, ha imbrogliato, ha impicciato, ha rubato tutto, tanto che gli spagnoli lo soprannominarono la langosta, che nella lingua di quelle parti vuol dire la cavalletta. Tu che vuoi, chi te conosce? E ho fatto bene a magnarmi tutto, fui lungimirante. Eh sì, perché senato, popolo romano. Oh, ma io ti regalo una provincia, e tu in cambio che me dai? Una corona d'oro, pure leggerina, Per cui chi ha portato Scipione come bottino de guerra al popolo romano? L'avanzi. Sì, signori, l'avanzi di tutto quello che mi son magnato. È bella la Spagna. E in dove passavo io, me ce facevo costruire una villa. Eh sì, ci stanno più ville di Scipione in Spagna che cavalli a colono. Ma fai ridere, Cadù, costi 500 talenti. In Spagna tutte le sere erano feste, crapule, luminarie. E in Africa è stato pure peggio. Quello che non mi son magnato, quello che non ho fatto. Mignotte, concubine e manfroditi, donne che sgravavano al quinto mese e uomini che cascavano per terra con le reni spezzate a forza di taglie giù. E tutto questo
a spese dell'erario pubblico. E come è nata Roma? L'avanzi. E come lo sai? Sì, signore, l'avanzi. Eppure te. Te che mi volevi ammazzare se mi fossi magnato 500 talenti. Beh, ma è ora che lo sai. Pure Sofonisba, la tua signora, era un avanzo. Un avanzo personale de Scipione. Ma perché della vita tanto calda? Se a Sofonisba gli volevi veramente bene, vi ammazzavate insieme. No che ammazzi soltanto lei e tette in camera il regno di Mauritania, oh amore. Ci vuol coraggio tu a pretendere le mani pulite da Scipione. Lasciatelo, ma non sonpa più. Lo vedete che non sompa? E chi è che sompa qui? Chi di voi, o senatori, può insorgere di... Io sono più pulito del Scipione! Avanti, uno solo. Ammazza o non insorge nessuno. Ma allora è proprio vero. Il più pulito c'ha la rogna. Beh, che te credevi? Questa non è l'ideale Repubblica di Platone. È la città fangosa di Romolo. Tu sì che potresti insorgere, nobile Catone. Ma so insorto io? E vorresti ancora sapere chi è Scipione, ah? Ma io l'ho sempre saputo. E non poteva essermi fratello. L'asiatico? E chi è l'asiatico? Quello che conta è solo e sempre l'africano. L'hai detto tu. E hai detto pure troppo, bisogna che te dai una garmata. Basta essere come l'altri. Meglio mai. Ma peggio è inutile. Uguale. Sì più. Loro te giudicavano incorruttibile, ma io gliel'ho sempre detto, badate che Scipione è uomo, come tutti gli altri, con qualche difetto e qualche debolezza. E beh? Beh! Voi, padri coscritti, che volete fa'? Ci avreste il coraggio da far piagna Scipione? Bene, bravi! Sì, sì! Ah, bella gratitudine per un... Pora creatura, che ti hanno fatto? Me ne rilegro, sì, me ne rilegro assai! Ma che stai a dire? L'hai smossa te tutta sta cagnata? Ah, ma siete voi che dovete giudicare, a voi tocca! E dacce tempo, oh. Con quello che si è magnato. Ammazzelo che fauce! Certo, ci dovevamo pensare un minuto. Sì, ma fate presto, perché sennò quello si mette a piagne. Avete capito? Eppure questo piagne. E dai, Massini, le corna, e che sono le corna? Stai nella storia, no? E che dirà di voi la storia, cittadini romani, che siete stati così ingrati da far piagne Scipione? Per carità, non lo famo piagne, non lo famo piagne. Puniremo Scipione? Solo perché è uomo tra gli uomini o romano tra i romani? Faremo piagne uno che dopo tutto ha sconfitto Cartagine. No, signori senatori, no, padri coscritti. Io mi associo a Catone e chiedo clemenza per Scipione. Clemenza per Scipione! Bravi. Ma poiché sia chiaro a tutti, agli uomini presenti e a quelli da venire, che questo è un atto magnanimo del Senato e del popolo romano, ripetemolo 7-8 volte. Clemenza per Scipione! 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 Basta! E basta che non piagni. Ma io piagno lo stesso. Beh, se Scipione piagne,
Catone non ride. Ma che te frega? Purché la Repubblica viva. Che te frega? Che te frega? Che gli devo dire, Emilia, da parte tua? Dì che la ringrazio. La ringrazio perché mi ha aperto l'occhio. Ma proprio per questo non la posso più vedere. Ho salutato tutti. Licia no. Licia? Non la conosco. E non mangiate troppo, che poi ve puzza pure il fiato. Chi ti dice che non mi fa un piacere? E vabbè, lasciamo perdere. C'hai ragione te, il più pulito c'ha la rogna. Massimi, io non c'ho la rogna. Tutto quello che ho detto al Senato non è vero. Eppure te sofonisca, non è vero. Ma allora perché? Perché... mondo vai? E che ne so, almeno ci avessi una villa in Spagna, ma pure la casa di Roma e dell'Iterno sono intestata a mia moglie. A principale, me dai in passaggio? Non devi andare. Ma portami a andare a te. Monta. Vivi in pace, Massini, non è successo niente. Ingrata patria, non avrai le mie ossa. Zitta, lupa, che te piagni?